finalmente online il video promozionale della ristorazione lucchese fortemente voluto da FIPE, Camera di Commercio, Comune di Lucca e ovviamente dai ristoratori lucchesi. Uno spot emozionale capace di mettere in risalto la qualità unica della cucina e della tradizione lucchese da utilizzare come elemento di valorizzazione di un settore ma anche di promozione turistica del nostro territorio. La versione finale del progetto è stata presentata questa mattina nella sede di Confcommercio alla presenza del presidente Rodolfo Pasquini, dell'assessore Raghianti e del presidente di FIPE Antonio Fava. Questo filmato ha una lunga storia, quindi è partito con un obiettivo di sicurezza per quanto riguarda i ristoranti. E ricordiamo che è stato pensato, ideato e la prima versione è stata realizzata nel 2020, subito dopo il primo lockdown, quindi un messaggio di sicurezza dei ristoranti. Chiaramente poi i tempi sono trascorsi, questa è probabilmente la terza o la quarta versione. Oggi comunque con questo video vogliamo dare sicuramente un messaggio di riconoscere un mestiere importante come quello del ristoratore, riconoscere nel cibo una tradizione, una cultura e riconoscere nel ristorante come un luogo di aggregazione, come un luogo in cui non solo si consuma ottimo cibo, ma si sta bene. Un video, ma anche una sfida. Le riprese, infatti, sono state fatte durante le varie e complicate fasi della pandemia, quando la maggior parte dei locali erano chiusi. Alle immagini della cucina si sommano quelle di Lucca, con l'intento di mostrare alcuni degli scorci più suggestivi. Abbiamo intenzione di presentarlo, almeno per quest'estate, nei vari eventi che vedranno Lucca, cioè Vivi Lucca, no? Quindi tutte le serie di manifestazioni che si svolgeranno a Lucca. Cito le più importanti, ci farebbe piacere che passasse durante il Summer Festival, ma ci sono anche molte altre manifestazioni dove probabilmente questo video sarà presentato. Un video quindi che racconta un mestiere, una passione che nonostante tutto non ha mai cessato di esistere, perché il cibo è vita e amore è la nostra casa.